Il Mediterraneo Cross non poteva meritare cornice migliore per la finale. A Torre del Greco, da una parte il Vesuvio e la sua imponente bellezza, dall'altra il fascino del Golfo di Napoli e l'isola di Capri in bella vista. Vesuvio Ciclocross, evento che ha polarizzato le attenzioni di tutti i ciclocrossisti delle regioni del centro-sud Italia per chiudere in bellezza la stagione invernale delle due ruote in seno ai circuiti Mediterraneo Cross e Campania Cross. Di continuare fino all'ultima tappa, perché è un piacere. Anche l'anno scorso siamo stati qua, i ragazzi sono divertiti, l'ambiente è top top top. Una cornice fantastica per quella che è la testa finale, il Vesuvio. È fantastico, siamo arrivati ieri, siamo arrivati da Pompei, che merita, non è solo correre, 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 e anche visitare, super fantastico. Vai! Ale Alice!
voto per Chiara Radesca Ziraf Guerciotti, primo posto Alice Testone, amici della Bici Junior. Grazie ragazze, andiamo avanti con gli allievi. In seconda posizione Giacomo Serangeli della Amici della Bici Junior. Prima posizione per Luca Baldi, ASD un dente in più. Sempre le mani, sempre le mani, fatemi sentire queste mani. Applausi. Il secondo posto per la MTB San Pietro Salis Bike, Luca Bardi. Il primo posto per Amici della Bici Junior, Giacomo Serangeli. Vorrei ricordare che molti ragazzi hanno cambiato squadra, ma il Mediterraneo Cross fa sempre riferimento al team dello scorso anno. Questo il Mediterraneo Cross, la sinergia tra società di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia che insieme hanno pianificato una speciale e spettacolare edizione articolata su 6 tappe: Puglianello, Viggiano, Bisceglie, Belvedere Marittimo, Palazzo San Gervasio e Torre del Greco. Un circuito amato e apprezzato ormai da tanti ciclocrossisti e società del centro-sud Italia. Un lavoro, un successo che deve il suo grazie oltre che ai comitati FC e agli sponsor anche a Scratch TV, che con le sue sintesi di video trasmesse ha premiato il lavoro degli organizzatori diffondendo ancor più la passione per il ciclocross nel sud. Grazie dal Mediterraneo Cross e appuntamento a ottobre.